Ma come si fa a sottostare ai mercati, a stare nei mercati se questi scendono? Come si fa a gestire le posizioni? Ci sono due modi. Si può fare speculazione al ribasso attraverso la tecnica dello short selling, oppure semplicemente possiamo utilizzare lo short selling per fare delle edge sulle nostre posizioni holding, magari quelle di Bitcoin, magari non delle criptovalute e delle altcoin, oppure possiamo utilizzare lo spread trading, quella strategia di cui vi ho parlato nel webinar di presentazione del mio nuovo corso Basic 2.0, e vi ho anche riportato poi a Bologna alla Crypto Trading Day nella conference sulla famosa operazione di short selling di Luna, Terra Luna. Allora, si possono utilizzare tutte queste strategie. Lo short selling che cos'è, cosa non è? Andiamo oggi a vedere questo tipo di logiche e soprattutto ci servono anche per riflettere nuovamente su come gestire una fase estremamente delicata come questa. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video con Bitcoin sull'occhio, ma dopo il rialzo di ieri ovviamente anche ancora una volta il re delle cripto ha iniziato a scendere. Allora ragazzi, come sto gestendo questo tipo di operatività? Primo punto fondamentale, seguo un trading system per le mie posizioni in hold, che purtroppo tra virgolette è rientrato long nei giorni scorsi e probabilmente uscirà in perdita dopo aver fatto tre operazioni di fila positive. Ci può stare questa cosa, ragazzi, ovviamente è anche per questo che non vi parlo di queste strategie, le parlo in Academy, ovviamente le pubblico in Academy. Perché? Perché se non siete in grado di capire come queste strategie si muovono e come i trading system vanno utilizzati, poi uno resta un po' così, pensando che il trading system faccia tutte le posizioni positive, non è così. Allora, poi magari può essere che questa strategia riesca ancora una volta ad andare in long, però dopo X posizioni che ha vinto, ragazzi, è stato difficile. Quindi, intanto io sto gestendo le mie posizioni in questo modo. Affido la mia parte holding solo di Bitcoin ad un trading system. Non ho holding di criptovalute, ve l'ho già detto più e più volte, ormai sono mesi. Perché? Perché miro a ridurre la volatilità del mio portafoglio. La seconda fase, cosa che faccio, ragazzi, è andare a coprire quelle che sono le posizioni da holder, quindi Bitcoin in questo caso, fermo restando che metà almeno, ma anche di più, della posizione in hold, anche di più da questo mese in poi, viene delegata a una macchina, un trading system, una strategia che io ho scritto, ragazzi. Quindi quando quella tornerà a uscire da Bitcoin, io chiuderò anche le mie posizioni in hold su Bitcoin per proteggermi. Non faccio short su Bitcoin per questioni ideologiche, l'ho detto decine di volte, e non mi piace andare contro queste cose e fare speculazione, ma lo faccio sulle cripto. E come se lo faccio? Perché non hanno la stessa logica di Bitcoin e quindi è completamente diverso il concetto anche un po' ideologico che c'è dietro. Allora, perché uso le cripto? Per andare in short selling oppure creare strategie di spread per proteggermi da quelle che sono le posizioni in hold. Per esempio, molto banalmente, ragazzi, se io ho Bitcoin per un valore di $50,000 in hold position, magari sul mio wallet, magari anche un wallet privato, quindi non su exchange, posso andare a utilizzare il mio exchange per andare ad aprire una posizione in short su alcune criptovalute, ovviamente sempre utilizzando le tecniche di trading, sempre avendo studiato e avendo compreso come si fa lo short selling, ragazzi, che è un'operazione estremamente complessa e anche molto dedicata a trader pro. Quindi se non avete formazione, se non avete studiato, se non avete un minimo le basi, assolutamente non va bene, e quindi non potete utilizzare questo tipo di strategia, non potete proteggervi. Questo è sempre il famoso concetto che chi meno sa più difficoltà ha sul mercato, in questo caso proprio perché non riesce a gestire una serie di possibilità che non è solo quella di fare profitto, ma è soprattutto quella di proteggersi dalle fasi di bear market, come quello che vedete, il bear market, che sono molto dannose, soprattutto per la nostra psiche. Quindi, dall'altra parte posso utilizzare, quindi ragazzi, uno short selling, per esempio, su Ethereum, della stessa proporzione di 50k, e quindi edgeare la mia posizione. Perciò, ragazzi, se sono stato bravo, ho giocato bene le mie carte, se il mercato va giù Ethereum perderà magari la stessa o di più anche di Bitcoin, quindi da un lato guadagno con il mio short, dall'altro perdo con il mio holding e compenso però la posizione. Una volta che avrò chiuso il mio short sulla posizione in guadagno, potrò addirittura girare i miei profitti a comprare in dip Bitcoin nuovamente e quindi risalire sul carro magari quando il bear market sarà terminato. Detto così sembra un giochino da bancomat, non è assolutamente così. Perché, ragazzi? Perché dovete essere bravi a comprendere il trend della cripto che dovete shortare. Quindi, ancora una volta, è sempre un'operazione estremamente aleatoria,
di trading ed è non adatta assolutamente a gente che non ha studiato. Quindi intanto non sono consigli finanziari, ormai lo sapete perfettamente, ma io vi dico quello che faccio io, come agisco io da trader, chiaramente, va bene? Quindi andiamo a vedere un po' di questioni. Quindi intanto vi faccio vedere le mie posizioni di spread che ho aperto sull'exchange Delta, Delta Exchange, ragazzi, sono queste qui. Allora, sono in questo momento in loss di $86, quindi un pochettino, perché le ho aperte da pochissimo e soprattutto perché lo spread Near Ada non sta funzionando. In questo caso, diciamo, adesso vi faccio vedere anche perché. Sono due posizioni di spread, anche questa è una tecnica adirezionale, l'ho spiegata nel webinar, ne ho parlato anche a Bologna quando fatto lo short su ADA e su ADA Near e Luna, e ci sarà anche un modulo che insomma presente poi per spiegare questa strategia in maniera estremamente approfondita. Lo sto pubblicando, insomma sto per pubblicare, ragazzi, ancora non è pubblicato. Allora, questa struttura però si fa così, ragazzi: ADA long, near short, quindi il contrario, vedete, di quello che avevo fatto il mese scorso, e invece queste tre vanno tutte a braccetto con Bitcoin. In pratica sono short su Ethereum, LTC, quindi Litecoin e Phantom, e long su Bitcoin. Questo short sta funzionando se vi fate il calcolo, ma l'ho aperto da neanche un'ora, ragazzi, quindi ovviamente non è estremamente proficuo perché tra commissioni e altro, insomma, però sta funzionando, quindi è leggermente in pari, ma questo invece no, vedete, perché questo spread invece sta perdendo. Infatti la posizione negativa la riporta qui Delta Exchange. Delta Exchange molto idoneo, diciamo, a fare questo tipo di operazioni, perché ci consente, attraverso un funding non costoso, di poter andare contrario ad uno strumento e a favore di un altro. E in questo caso anche il funding, quindi le commissioni da pagare sui future perpetual, si compensano, perché ho uno short da una parte e un long dall'altra, quindi sostanzialmente si compensano, sono veramente basse. Perciò mi consente in questo caso di poter utilizzare questa strategia anche per un periodo di tempo accettabile. Solitamente gli spread non si mantengono mai oltre un mese, ragazzi, però qualora, diciamo, fosse necessario potrei anche restare. Vi lascio il link in descrizione di Delta Exchange, così mi date anche una mano, un super exchange indiano, piccolino, grandi volumi, ma soprattutto piattaforma ipertecnica, molto bella per i trader, quindi andatelo a provare, ragazzi, mi date anche una mano con i link ref. Allora, questa è una delle strategie che possiamo utilizzare, per esempio, per andare a proteggere il nostro holding. Però c'è un problema: questo tipo di strategia, intanto, come avete visto, dipendono dal grafico dello spread, che adesso vi faccio vedere. In questo caso il grafico dello spread che non sta andando bene è questo di ADA Near, cioè ADA Near si crea andando a dividere in pratica su TradingView il primo strumento diviso il secondo. In questo caso sul primo strumento dovete utilizzare quello che è long e il secondo quello che è short. In questo caso, ragazzi, perché sono andato a fare questa operazione di spread? Perché semplicemente il trend era invertito un po' di tempo fa, proprio quando avevo chiuso il mio precedente spread contrario, e da qui in poi è iniziato a salire. A questo punto è arrivato su un livello di resistenza molto rilevante, cioè questo livello qui, ragazzi, che vedete. In questo momento io sono entrato in questa candela rossa, quindi non ieri, proprio poche ore fa, ragazzi. Adesso sta perdendo perché, come vedete, sta disegnando una candela rossa, quindi meno 5. Quindi quello che vediamo sul mio spread, in questo caso questa operazione, deriva da un meno 1 o meno 2, che lo spread sta andando a disegnare proprio su questa candela. Ma perché sono entrato così, ragazzi? Perché se questa resistenza venisse breccata, probabilmente assisteremo a un'impennata di questo trend, proprio perché questa è una barra di congestione e, come molti ricordano, ragazzi, questa è una barra di una figura di inversione del trend. Quindi dovesse andarmi bene, io qui vado su poi così, e questo è il motivo per cui ho fatto quello spread. Quindi anche gli spread, ragazzi, sono sempre trend following, non sono fatti a caso. Se invece andate a vedere tutti quelli che sono stati costruiti, per esempio, su Bitcoin
contro Ethereum, contro LTC e contro Matic, perché è uno Bitcoin ma è al capitale diviso di tutte e tre queste coin, si potrà verificare che in tutti questi casi, per esempio, lo spread è a favore di Bitcoin. Ragazzi, vi faccio vedere per esempio Bitcoin Matic, vedete il trend pulitissimo di questo spread, molto bello. Guardate come sale, quindi creando questo spread praticamente si è sempre in gain, anche se i mercati scendono. La stessa cosa qui, si è sempre in gain, ragazzi, fino a quando questo trend resta, ovviamente. Tendo a specificare, altrimenti poi magari io parlo come se foste, diciamo, dei trader pro. Però, ragazzi, anche in questo caso, vedete, Bitcoin contro Matic su un livello di resistenza importante. Se brecca continuerà a salire, ma è da gennaio che sta facendo un bel trend, tutto indica così. Se inverte si va in stop loss. Anche qui, ragazzi, come tutte le operazioni di trading, esiste lo stop loss e inversione di trend in base alla vostra strategia. Questa è una tecnica che può essere utilizzata. L'altra tecnica è andare a utilizzare lo short selling puro, però in questo caso, ragazzi, ci viene in aiuto, secondo me, FTX, perché FTX ha gli index, ragazzi, gli index sulle cripto, che ci permettono di proteggerci da uno short secco su una singola coin, perché lo short è un'operazione estremamente complessa. Nel momento in cui voi andate a creare uno short su una coin, quella coin vi va contrarian, e vi faccio vedere per esempio il caso Wave, che ha fatto un po' il ballerino, diciamo, è stato un po' ballerino proprio nei giorni scorsi, perché guardate che ha combinato. Allora, questa era per esempio un'operazione da short selling da manuale, perché da qui, ragazzi, Waves ha fatto un trend che praticamente era pettinato totalmente al ribasso. In pratica, chi ha aperto una posizione in short selling dopo l'inversione delle mie due medie, anzi, scusate che le controllo, ok, giusto, è del super trend, che a volte le cambio, ragazzi, per fare dei calcoli. Nel momento in cui è entrato qui short, praticamente qui sotto era in guadagno dell'87%, lo ripeto, 87% di gain. Quindi qui vi pareggiate, vi proteggete da qualsiasi posizione magari su Bitcoin. Però poi cosa ha fatto Waves? È tirato su questi tre candeloni in tre giorni, che ha spiazzato tutti gli investitori, con questo più 150 in pratica, e quindi, ragazzi, vi manda a picco. Attenzione che è un più 150 solo per chi è entrato qui, ma per chi è entrato qui sopra, per la tecnica cosiddetta spirale, no, della morte, della percentuale, è una problematica matematica. Anche se voi da un punto più basso fate 200, non arriverete mai a quello più alto. È proprio il problema che quando uno strumento perde il 80-90%, è molto difficile che ritorni dove era, proprio perché deve guadagnare mille volte di più, ragazzi, proprio per una questione del fatto che il capitale si è dimezzato. Allora, però, vedete questo discorso su Waves, tam tam tam. Quindi se voi vi beccate poi una volatilità del genere su una singola cripto, dovete essere molto bravi con gli stop. Per esempio, questa è un'operazione che sicuramente andava in stop nella giornata di ieri, ma molto probabilmente, diciamo, una candela del genere non era da sorreggere, quindi magari sarebbe andata in stop. Però in linea di massima in questo caso ci viene in aiuto FTX, perché, ragazzi, FTX ha la questione legata ai future di natura index. Quindi sulla piattaforma di FTX trovate i future index. I future index sono degli indici sulle criptovalute che sono già diversificati al loro interno. Questo significa che la volatilità dell'indice è più bassa di quella della singola coin. A noi interessa che lo strumento in questione, quando andiamo a fare short selling, abbia una volatilità più contenuta per rischiare meno possibile. Ovviamente sono operazioni iperrischiose, ve lo dico per la terza volta, perché, ragazzi, stiamo andando in short selling e lo short selling è molto veloce. Solitamente i mercati e gli asset, quando vanno in crash, lo fanno in maniera veloce e dura poco. Quindi bisogna essere molto preparati e sapere quello che state andando a fare. Ma avere uno strumento, un asset che è già diversificato al suo interno e non una singola cripto ci aiuta, ragazzi, perché la singola cripto può avere anche una volatilità dovuta magari ad un annuncio o a un cambio della struttura della tokenomics o semplicemente a qualcosa che fa a livello di manipolazione il team. Allora, cosa facciamo? Andiamo a utilizzare gli index di FTX. Questi index sono tutti shortabili, ragazzi, e sono leggermente meno volatili, diciamo, non leggermente, abbastanza meno volatili.
In particolar modo io prediligo sempre quelli che ci sono sui massimi volumi. Ovviamente vi lascio il link in descrizione anche di FTX, ragazzi, link in descrizione con 10 dollari di bonus per chi si registra e anche il 5% di sconto sulle fee. Ragazzi, allora io li prediligo da quelli che hanno maggiori volumi, perché siccome l'intento è quello di avere essenzialmente di avere meno volatilità, vado a prendere quelli che hanno maggior volume di trading e quindi ancora una volta più liquidità. Se andiamo a vederli, ho già preparato per esempio la lista degli index, vediamo se la trovo, però, perché non ho, dove è finita, forse l'ho messa di qui. Allora andiamo a vedere index, è sparita la lista, ma no, eccola qui ragazzi che è riapparsa. Allora vi faccio vedere quella che è la lista e soprattutto messa anche in ordine. La DeFi, il DeFi Perpetual, che trada in sostanza alcune coin della DeFi, poi se cliccate per esempio sul singolo ve lo dice anche che cos'è, quindi è un basket di cripto legate alla finanza decentralizzata, che sono queste qui, KNC, MKR, e ZRX, REN, poi c'è le altre, SNX, Lune, CRV, DOT, Solana, CRIM, BAND, SUSHI, insomma ragazzi, una serie di 25 differenti cripto che sono legate alla finanza decentralizzata. Se andiamo a vedere questo tipo di asset, per esempio, vedete che dopo il rialzo del ciclo, probabilmente ciclo semestrale, virato poi al ribasso qualche giorno fa con la questione Luna, è diventato nuovamente short in questa fase e ancora non si è ripreso. Ma non è solo questo, è anche molto più debole di Bitcoin, perché per esempio se andiamo a confrontare questo tipo di grafico con quello di delle criptovalute, ci rendiamo conto che ad esempio Bitcoin è ancora un po' al di sopra per esempio delle sue medie mobili, nonostante questa candela brutta di oggi, mentre questo tipo di strumento, vedete, è più debole, proprio perché la DeFi in questo momento ha una caratteristica di debolezza nei confronti di Bitcoin. Quindi andando in sostanza a fare short selling su questo index, io posso andarmi magari a coprire le mie posizioni in hold e posso andare a rischiare di meno rispetto alla singola coin. Ovviamente è estremamente rischioso sempre, però rischio di meno perché la volatilità è più bassa dello strumento. Quindi anche questa strategia di short selling può essere utilizzata. Anche in questo caso ragazzi, basta andare a prendere quello che è il perpetual su FTX e andare a inserire il sell DeFi perp per un importo adatto alla vostra strategia per utilizzare lo short selling. Ricordatevi che anche in questo caso, come in tutte le altre strategie di trading, siccome parliamo di trading, non è un investimento a lungo periodo, lo short selling ragazzi è solo trading puro, quindi mi raccomando, bisogna utilizzare lo stop loss. Se non utilizzate lo stop loss siete dei folli. Perché? Perché lo short selling in pratica può anche perdere all'infinito, quindi intanto dovete sapere come si utilizza, ci sono dei tutorial, vi ho fatto anche un tutorial gigantesco di gli exchange migliori per fare short selling. FTX e Delta sono ottimi in questo caso, potete utilizzarli entrambi, dovete sapere quello che state facendo, perché ragazzi uno strumento può crescere all'infinito ma non può scendere all'infinito. Quindi lo short selling può guadagnare solo un tot, ma può perdere all'infinito teoricamente se lo strumento sale sempre e voi non stoppate. Quindi non è un investimento di lungo periodo e non potete assolutamente lasciarlo in hold, uno short, va bene. Allora, queste sono le tipologie di attività che si possono fare, per esempio, per andare a proteggersi. Vi faccio dare un'ultima occhiata in real time a quello che sono i miei spread, magari li andiamo a controllare. Ragazzi, in questo momento vedete, si sta riassorbendo poco poco la perdita, è ritornata a meno 60 dollari. Allora, attenzione che gli spread, a differenza dello short secco, è molto meno volatile, quindi lo spread è un'operazione estremamente meno volatile, ma è molto più tecnica ragazzi, perché poi dovete ribilanciarla dopo un po', quindi imparate, studiate. E invece lo short singolo è leggermente più volatile, però queste tipologie di operazioni, se
apprese in maniera concreta possono aiutarvi in maniera reale contro un bear market, ragazzi, perché non è solo per andare a fare gli speculatori trader e andare a guadagnare, ma anche per proteggere appunto i nostri bitcoin in hold. Quindi se da una parte ho bitcoin in hold, magari vado short sulla controparte, per esempio su un Ethereum, su un Phantom, su un Matic, che magari è un po' più leggerino e magari un po' più ribassista, e quindi mi posso compensare la mia, il mio crash nel bear market, ragazzi. È molto importante nel bear market non perdere moltissimo o perdere il meno possibile, perché questo vi dà la possibilità di avere maggiori risorse quando il bear market sarà finito. Va bene, per oggi è tutto, ragazzi. Fatemi sapere nei commenti quali sono le vostre strategie preferite per coprirvi in queste operazioni, se vi piace lo short selling e soprattutto se avete la formazione adatta per poterlo utilizzare. Io come sempre ci provo sul canale a fare un pelino più su quegli scalini che servono soprattutto a questo mercato e a chi di voi sta mettendo le mani proprio in questo momento sui rischi di un mercato e su come si balla in questa montagna russa. Va bene, ciao a tutti!